Sinceramente volevo venire qua e mi sarebbe piaciuto venire qua e raccontarvi di una buona vittoria contro un Torino ostico, e squadra decisamente difficile da affrontare, ma non la conosciamo di certo oggi. Invece vittoria che sfuma con un pareggio su forse l'unico errore dal punto di vista difensivo in tutto il match. Allora, prima di parlare della partita, allora, Torino, squadra che, come detto, è una squadra ostica. Abbiamo imparato a conoscere in questi anni alla guida di Juric, squadra che specialmente in casa è difficile da affrontare, molto fisica e che difende bene, che riesce poi in alcuni frangenti ad attaccare anche molto molto bene. Quest'anno poi hanno fatto, come detto anche su un video passato, hanno fatto anche quel passetto in più a livello qualitativo davanti, prendendo uno come Duvan Zapata. E partita che nel primo tempo è stata molto brutta, molto tattica, molto brutta, molto fisica. Torino che aveva messa molto sul fisico, e sia nella linea difensiva sia poi a centrocampo, anche perché poi hanno i giocatori che gli permettono poi di fare questo tipo di partite, di impostarle in questo modo, tra Schurz, Buongiorno, che nel primo tempo praticamente si è aggrappato a Lukaku, e Roma che ha faticato il primo tempo a trovare spazi. Roma un po' meno fisica, molto più tecnica rispetto al Torino. Roma che però ha faticato, e serviva qualcosa tra primo e secondo tempo. Quel qualcosa era giocare sulle fasce, giocare molto più sulle fasce, spingere molto di più sulle fasce. Fatto sta che poi nel secondo tempo sia Christensen che Spinazzola hanno spinto molto di più, dando molta più profondità alla squadra, e infatti la partita è cambiata. Roma che ha creato molto di più rispetto al Toro, ha sofferto anche meno di quello che sinceramente mi aspettavo e mi potevo immaginare magari da questa partita. L'aveva preparata bene sia la Roma che poi il Torino. Roma che va più volte vicino al gol del vantaggio e lo trova poi con Lukaku. Terzo gol in tre partite, praticamente. E ancora una volta si dimostra essere un giocatore, quel tipo di giocatore che la Roma serviva per partite di questo tipo qua, e per la fisicità che ha, per la capacità di tenere palla e di essere decisivo. A volte basta un pallone per essere decisivi. Oggi ne sono voluti 2-3, però alla fine poi il gol l'ha trovato. Roma che ha faticato parecchio. Io sinceramente magari in alcuni frangenti avrei preferito far uscire magari Dybala prima, perché stava davvero andando un pochino in difficoltà, anche se si è visto abbastanza dialogo tra lui e Lukaku, che finalmente stanno trovando un pochino la sinergia tra loro due. Certo che questa era una partita che, per come si è messa, insomma, era un po' difficile, era parecchio difficile. L'abbiamo sbloccata. Poi c'è stato il calcio di punizione. Ora, la colpa non è di Christensen, se Christensen fa un fallo giusto in quel momento, in quella situazione di gioco lì, perché il Torino era ripartito in contropiede con Caramo che salta Mancini. Christensen lo butta giù, mettiamola così. Punizione e fallo sacrosanto, nel senso che in quel momento lì, per evitarti che era un 3 contro 3, un 3 contro 4, un contropiede, dove magari possono nascere situazioni un po' scomode con un giocatore poi come Caramo, che è veloce, che riesce anche a saltare l'uomo, lì il fallo ci sta. Il problema nasce sulla punizione, dove Ndicka e Cristante si vanno a perdere completamente in marcatura Zapata, e poi da lì nasce il gol. Gli arriva la palla, vedete, sulla testa. E l'unico errore praticamente di tutto il match di Ndicka, e poi specialmente poi di Cristante, ma Cristante non credo che era sua,
la marcatura su Zapata. Credo che Cristante stesse marcando Buongiorno, che era alle spalle di Duvan, però fatto sta che comunque in due si sono persi l'uomo e quell'uomo ha poi segnato. Per il resto non mi sono dispiaciuti forse nessuno. Si poteva magari fare qualcosa in più nel primo tempo, ma credo che fosse stata una scelta bene o male tecnica di non spingere da subito, o almeno di non spingere come nel secondo tempo, perché poi il secondo tempo ci sono stati ribaltamenti continui di fronte. È stata una bella partita da vedere, nonostante fosse molto fisica. Ci sono stati non tantissimi falli, sinceramente, e delle buone trame anche di gioco. La Roma, quando poteva controllare un pochino i ritmi, l'ha fatto. Stessa cosa l'ha fatto il Torino. Diciamo che in alcuni momenti, specialmente poi nel primo tempo, questo continuo lancio lungo alla ricerca di Lukaku, che doveva mettere giù palla, proteggere e cercare il dialogo poi con Dybala o con i centrocampisti, un po' stancava. Cioè, quando vedi che 3, 4, 5 volte la cosa non riesce, cambia. Quel cambio è stato fatto poi nel secondo tempo con il gioco sugli esterni, che, ripeto, non hanno fatto, hanno fatto malaccio, anzi. E forse più che Spinazzola avrei fatto uscire Christiansen per dare spazio a Zalensky, perché Spinazzola, più che Zaleski, Spinazzola ti salta l'uomo, ha più questa propensione offensiva, è bravo anche nella fase difensiva, ma in fase offensiva riesce a crearti superiorità numerica, a saltarti l'uomo, a mettere palla in mezzo col destro e col sinistro, cosa che invece Zaleski a volte non fa. Quindi se lì dovevo scegliere, a quel punto fai uscire Christiansen, metti Zalewski sulla destra e come va, va. Ovvio che se uno dice ok, però lì c'era Caramo che ti dava problemi in quel momento lì, ci può anche stare, ci può anche stare. Torino che poi alla fine ha fatto saltare tutti gli schemi possibili e immaginabili, buttando dentro tutti, Pellegrini, Sanabria, Zapata, Caramo, tutti gli attaccanti che il Torino c'aveva stasera hanno giocato. In quel momento lì saltano un pochino gli schemi, perché il Toro gioca praticamente con 4 punte più Bellanova da una parte, che gioca praticamente a centrocampo e quasi in posizione comunque offensiva, e tu giochi comunque con tre centrali più Paredes, Cristante e un Christiansen che nell'ultime fasi non è salito tantissimo, proprio perché alle spalle c'era Caramo. Detto ciò, ripeto, un primo tempo di studio da parte di entrambe. Il Torino, sappiamo che comunque avrebbe fatto questa partita qua, l'avrebbe messa su questo piano qua, molto difensiva, contropiede, molto sul fisico. Roma, che nel primo tempo ha avuto questa fase di studio, questa fase di attesa, ecco, che succedesse qualcosa. Ripeto, cercando magari più la palla lunga in molti frangenti rispetto al fraseggio, al cercare trame di gioco, cosa che poi invece è successa nel secondo tempo. Infatti, il secondo tempo molto più contento della squadra rispetto al primo. Poi per il resto, ripeto, io non mi ritengo deluso dalla squadra, perché l'intensità è stata buona per 90, 95-96 minuti. Il ritmo è stato buono ed era una delle cose di cui avevo più paura dopo le prime partite, dove vedevo che la squadra camminava, alcuni passeggiavano, proprio per un discorso di mancanza di ritmo, di forze fisiche, di energie fisiche, cosa che oggi, dopo un impegno di giovedì in Europa League, insomma, si è mantenuto un buon ritmo, una buona intensità. Quindi di questo sono soddisfatto. Poi, ragazzi, chi conosce il campo di Torino e del Torino sa che è un campo
un campo difficile, un campo ostico, specialmente poi se alcune cose ti dicono bene, altre ti dicono male, perché poi alla fine il palo sul cross di Spinazzola con Cristante che non la cicca e la palla finisce sul palo, sbatte sulla parte interna e rimane in campo praticamente e non entra in porta. Il Shaarawy che dal dischetto praticamente col difensore sdraiato a terra arriva scordinato e la spara in curva. Se ti dice male poi su queste cose qua, che magari potevano indirizzare la partita in un determinato modo, e poi ti dice male anche sull'unico errore che poi fanno in difesa, e il Toro segna, e quindi a volte, ecco, ripeto, basta una palla, basta un'occasione, un pallone, e se deve entrare la palla entra. Comunque, momentaneamente sono contento della squadra, ovvio che quando sei in vantaggio speri di portarti a casa 3 punti e non arrivano, non arrivano. Diciamo che questo pareggio ci poteva stare a inizio stagione, ok? Ci poteva stare. Il problema è che hai perso i punti prima. Col Torino un pareggio in trasferta ci sta pure, il problema è che l'hai persi prima. Adesso vediamo. Andiamo adesso come andrà. Adesso settimana prossima, in settimana, insomma, vedremo come andrà. Sono curioso però di vedere anche gli altri. Anche gli altri. Awar, Belotti. Belotti oggi ha fatto tipo 5 minuti, 8 minuti. Ecco. E non ha fatto male, si è speso molto per la squadra. Si è preso anche una ginocchiata in petto per la squadra, però. Ecco, mi piacerebbe magari, ecco, ri rivedere Belotti dal primo minuto, Awar se fosse in forma, aspettiamo il rientro di Smalling, di Pellegrini. Ecco, quindi, ecco, uno come Pellegrini magari questa sera ci sarebbe stato benissimo, perché è un giocatore che con le caratteristiche sue, con la tecnica sua, in alcuni momenti sarebbe servito, anche 20 minuti, o anche un Awar, certo, se poi Awar entra come con lo sheriff che passeggia, no, però che entra e ti fa le giocate, ecco. Quindi niente, quindi vediamo adesso come andrà. Speriamo, ecco, che questi che devono rientrare tornino e tornino al 100% e tornino bene. Poi per il resto, ripeto, per quanto riguarda questa sera non mi sento di dire nulla, anche perché si è ritrovata un pochino quella solidità difensiva. Lo so che fa strano dirlo quando si subisce gol, però si è ritrovata questa solidità difensiva che si aveva l'anno scorso, non tanto sulla punizione, ma per il resto dei 90 minuti. Mi sembra che la squadra abbia tenuto anche abbastanza bene in difesa sulle azioni che il Torino aveva creato, quindi più di così, ragazzi, stasera sì, si poteva fare, però sono abbastanza contento, dai. E niente, ci vediamo alla prossima partita. Poi per criticare ci saranno altri match, altre occasioni, speriamo il meno possibile.